Signori, benvenuti di nuovo su Days Gone. In vostra assenza, guardate che cazzo ho fatto. Mi sono liberato praticamente tutta la civiltà dell'uomo. Mi sono liberato, ho esplorato montagne, fatto avamposti, preso risorse, ucciso i triliardi di zombie. Tra l'altro, due orde, nidi, a parte mi manca solo questa infestazione e qualche nido qua. Che non faremo ora perché adesso finalmente poi presidi della Nero ne ho presi parecchio, ma ancora qua ce ne so altri due, almeno di quelli che sto vedendo. E, scusate il singhiozzo, insomma, vabbè, io direi di fare la missione principale che abbiamo, questa qui, serve. Inoltre vi faccio vedere subito, aspettate un attimo di pazienza, abbiamo queste due nuove armi che vedete dietro, un fucile di precisione con il cazzo enorme e un PPSH che è molto più veloce, meno precisa dell'assalto, però è una condizione esercito e quindi di conseguenza fa molto più danno. In più Bene, amico, circolare. avete sparo alla faccia, cretino. Caporale Senjo. Abbiamo Sergente. un'altra cosa molto interessante che adesso vi faccio vedere. E tra le armi, ho preso alla fine questo qui, il BFG e il PPSH 41. Ciao, E un'altra minchiatella. Ecco, guardate i soldi che ho, vedi? per esempio. Questa è roba di prima 20.000, qualità, questo perché ho fatto il caporale mondo. Senjo. Ci E vediamo dobbiamo giovedì. consegnare le taglie. Caporale, Ho piacere voluto di vederti. aspettare voi per consegnare Vera, le taglie, sì, perché ti devi stare molto, ti bravissima, devi stare molto, ti devi stare. Guardate cosa abbiamo qua, abbiamo 303 orecchie di erranti. Adesso le vendiamo tutto per un totale Bel di bottino. 909 di fiducia. Poi abbiamo 4 colossi, ho Va ucciso bene. 4 colossi, 6 Ok, sirene, molto bene. 7 grigi, 6 mannari Niente e male, un bravo. idrofobo. Ho fatto la strage, Va ragazzi, bene. strage. Non avete idea di quante volte Caporale, mi ti sono ritrovato congratulo, ti senza aspetto munizioni. presto. Ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Allora, dai, io mi dirigo verso la missioncina, vediamo che succede. Non vedo l'ora, raga, di scoprire delle verità su questa faccenda. Negli episodi precedenti abbiamo visto che Sara in un certo modo è, diciamo, frenata da certe cose. Secondo me, dato che è parte del gioco, perché quello che notiamo noi, ripeto, lo nota anche Deacon, quindi non è un gioco fatto male, magari le reazioni ha deluso le nostre aspettative. Secondo me c'è qualcosa sotto che ancora non sappiamo e che in qualche modo spero che giustifichi questa sua freddezza nei nostri confronti. Colonnello, l'ho trovato. Lui di sicuro. Ricorda, caporale, lo voglio vivo. Bene, divertiamoci, stronzo. Porca puttana, guarda che bastardo. Sì, grande! Ce l'abbiamo fatta, anche se ci stavano inculando dietro le quinte, ma va bene. Va bene così. Ok, questo era il disertore che ci chiedeva il Cosa? colonnello. Da che cazzo siamo? Le tende sono tutte uguali. Ah, nostra Sara, sì, Sara. mettilo sul bancone, ok? Mi dispiace, ma a volte è tutto molto frustrante per me. Posso capirlo. Mi serve un altro modulo di richiesta. Sai cosa? Non voglio darti nulla stavolta. Cosa? Perché? Perché voglio venire con te. Oh, Andiamo. attenzione! Magari finalmente si scopre qualcosa. Vieni, soldato. Vediamo se tieni il passo. Certo, quando è stata l'ultima volta che sei uscita in missione? Nell'incubo, intendo. Ehi, guarda che sono andata a cercare provviste come tutti. Ma sì, è passato molto tempo. Mica, ragazzi, Almeno speriamo hai provato. che. Sì, ma preferisco venire con te questa volta. In questo modo sono sicura di non perderti. Certo. Sì, signora. Piantala con. Ehi, sei già stato nell'arca? Le grotte, sì. Mi sono fatto un gran tour appena arrivato con il colonnello in persona. Beh, devi ammettere che hai i suoi meriti. Per la visione generale, almeno, le scorte, le regole, la programmazione. Sì, glielo concedo. Quest'isola è una fortezza, niente e nessuno può entrare senza combattere. Esatto. Ecco la mia tenda.
Oh, entriamo in tenda, Sara, dai, che sono 2 anni che mi sei. Vediamo che cosa succede. Wow, bel posticino, ha quel tocco Sì, femminile. lo so. Ma non entro quasi mai in questa tenda, dormo su una branda in laboratorio. Ma guarda, questa può tornare utile. Me l'ha regalata Matt quando mi sono arruolata. Matt? Il colonnello. Dai, Deacon, è solo una pistola. Ah, geloso, però perché lo chiama Matt? Minchia, a noi, caporale, lui Vieni, Matt. di qua, voglio farti vedere una cosa. Ti seguo. Ma, raga, Quando sono arrivata qui, la l'idea. milizia aveva tagliato quasi tutti gli alberi dell'isola. Ho chiesto a Matt, al colonnello, di salvarmi. Vedete? Ah sì? Ok. Scusa, perché? Dopo il matrimonio siamo venuti qui a Crater Lake, ricordi? Un weekend molto. Ah, sì, me lo ricordo. Ricordo di aver pensato, dopo l'eruzione del Masama, la lava si è freddata. Ha formato il suolo e sono cresciuti gli alberi. Ma quanto tempo è servito? Quando ce ne andremo da questa fottuta isola, alla fine, voglio che sia rimasto almeno un albero. Ascolta, questa gente se ne frega. Io sono stato nella zona morta. Senti, il colonnello pensa solo a vincere la guerra, ma se faccio la mia parte, non avrà più bisogno di distruggere tutto. Ma comunque, non lo so, l'idea che ci possa essere qualcosa tra lei e il colonnello, vi immaginate, raga? Non penso, dai, però chi lo sa, qualcosa sotto c'è. Che c'è? No, niente, solo lascia perdere. Reggiti. Reggiti forte. Mi ricordo. Secondo me qua si aprono bei dialoghi, raga. College Universitario a Est, vicino alla superstrada. Hai presente? Sì. Per far prima prendiamo il ponte a sud. Andiamo! Sei già stata qui prima? Una volta, prima di... sai, a una fiera, dovevo presentare le eccitanti opportunità di carriera per i biochimici. Dio. Niente, ma... sarebbe stato meglio un seminario su come sopravvivere alla fine del mondo. Andiamo. Ok, siamo con Sara così. Da qui non si passa. Facciamo il giro. No, aspetta, posso aiutarti a salire? Da qui? Pronta? Vai, vai. Sì. Mettemi il culo in fa, guarda che Ci concentrato. sei? Ci sono. Ah, ok, penso che mi Ok, spinge attacco lo la valigia. scatolo. Ok. Salgo, eh. Un attimo che non riesco. Un attimo che il personaggio è un pochino emozionato. Niente, niente. Bloccato su uno scatolo. Cazzo, larve. Aspetta un attimo. Che c'è? Beh, stiamo attenti, non sappiamo neanche cosa ci sia lì dentro. Sì, che lo sappiamo, un branco di No, larve. dai, meglio fare il giro. Noi ascoltiamo sempre le donne, ragazzi, no sono Oh, cazzi. si è nascosto qui e si era barricato alla grande. E se vuoi possiamo aspettare, so il modo per passare il tempo. Ok, pronta. Spinge. Ci serve un'altra via. No, aspetta un secondo. Cazzo. Ce la facciamo. Cosa? Ce la facciamo. Se usciamo allo scoperto ce li attiriamo contro a vicenda, quindi. Vediamo perché non sarei qui? Per fornire fuoco di copertura. Fai fuori gli infetti isolati e io penso al resto. Ma sei davvero sicuro? Sì, ho una strategia collaudata. Però tu non smettere di sparare, ok? Sì, ma... Quando sarò uscito, chiudi bene la è una porta. strategia che facciamo con Boozer, non con Ecco. lei, che non sappiamo se,
se sa sparare. Ma vabbè. Ci fidiamo, ci fidiamo. Porca puttana. Ti faccio salire malissimo. Ehi, vieni qui, c'è una finestra aperta. Arrivo. Ce la fai? Sì, sì, ce la faccio. Aspetta, vado a cercare qualcosa. Oh, Sara? Un attimo, devo trovare qualcosa da tirare giù. Oh, merda! No, cazzo. Oh, merda, merda! Accidenti! No, mi serve qualcosa per arrampicarmi! Un attimo! Veloce. Mamma mia, ce l'ho fatta. Meno male che il personaggio fa sempre le capriole tattiche. Oddio, perché stiamo ridendo? Non lo so. Ma in fondo cercavi sempre di convincermi a tornare a scuola, ricordi? Oh, certo. Alla fine ci sei riuscita. Meglio tardi che mai. Ok, grazie. Però sembra che già ci stiamo sciogliendo, no? Andiamo. Ci stiamo sciogliendo, raga. Già vedi che mi inizia a piacere. Questa volta vado prima io. Sì, signora, agli ordini. Sembra che lui sia scoppiata una bomba. Già, potrebbe anche essere. Vieni, forse possiamo passare da qui. Non si apre. Sicuro? Ah, vabbè, lei riesce. La porta è bloccata. Lascia proprio. No, aspetta, ce la faccio. Vedi, te l'ho detto. Visto? Lo dicevo. Ce la faccio. Sì, sì. Lui è traumatizzato, sì. Perché non vuole. Cioè, cazzo, per lui è sempre meno di quel macchinario? La sua indifesa, sa. Ok, aspetta lì. E cerca di non attirare altri erranti, intesi? Va bene, va bene. Okay, dobbiamo, sì, dobbiamo aspettare che. Che c'è tiro. Oh! No! Oh! Ciao! Ciao! Dove cazzo? Maledetto di qui? Bastardo, mollami! No, 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 dove cazzo vado? Spingo la macchina? No! Sara, resiste! Andiamo! Andiamo! Porca puttana! Raga! No, 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 no! Oh, Sara! Cristo, Sara! Sara! Che cazzo è? Sara! No! Sara! Guardate che è traumatizzatissima! Erano davvero una marea. Continuavano ad arrivare. Sta tranquilla. Io... Va tutto bene, è passata. Dai. Andiamo. Sto bene. Forza, ci siamo quasi. Minchia, raga, ma che cazzo? Il dipartimento di scienze. Sì, a vederlo sembra quasi che qualcuno abbia cercato di barricarsi dentro. Forza, cerchiamo di entrare. Vuoi stare bene? Sì, ho già ucciso altri furiosi. No, lo so, lo so. È solo che... Dico, non sto bene. Andiamo. Vediamo qui, puoi aprirla. Battente, ecco. Maledizione. Ehi, calma, è bloccata sicuro, come le altre. Un altro modo. Oh, merda. Un attimo. Che ferma, aspetta un secondo. Oh mio Dio. Sono larve. Sono dentro. Se quelle larve sono entrate, deve esserci un varco, sì, sul tetto. Andiamo.
Ah, attenzione. Quindi dobbiamo salire sul tetto. Ci sei? Allora, il buco sul tetto dovrebbe essere qua. Che loro se per questo. Le abbiamo massacrate. E tu? Non ti affacci? Allora vengo io da te. Trovate il buco sul tetto, hai questo. Cosa? Uccidere latte? No, devi ammetterlo, sono una bella grana. Su questo non ci piove. Aspetta, dammi la mano. Ok. Piano, calma. Dai. Ce la faccio. Va bene. Piano. Ce la faccio, ce la faccio. Sono di merda. Prova a vivere come loro e vediamo se vincerai tra due. Mamma mia, raga. Io non capisco. Non ci sono fuori di proiettile o segni di qualche violenza. Cicuta. Si sono suicidati tutti. Eccola lì. Quella è la centrifuga che cercavi? Sì, è lei. Forza. Ok. Si sono suicidati tutti, raga, qua dentro la scuola. Lui ancora guarda sta cosa un po' così. Non muoverti, tieni giù la testa. Cazzo! Sì, buona idea. E gli riparo. Ci ha dato delle munizioni, ci ha dato, ok. Oh cazzo, questo è corazzato. Via libera. Oddio! Raga, sto cecchino one shot. Ce ne sono altri, molti altri. Dobbiamo liberarcene se vogliamo arrivare alla moto. Hai ancora i fumogeni? Sì. Da qui si vede l'intero parcheggio. Guarda dove vado e lancia le granate davanti a me, capito? Certo. Ok, si comincia. Ok. Devo andare alla moto, lei ci coprirà le spalle. Libera l'aria dai predoni. Ma se io faccio tipo così? Porca puttana, raga, non l'ho preso manco in testa. Semplicemente sto coso è sciotta. Dove cazzo è l'altro? Ah, guardalo. Oh. Stai bene? Se io sto bene. Ma che ti prende? Non lo so, pensavo a quando ci siamo conosciuti. Hai sparato con la mia pistola per spaventare quei bifolchi e tremavi di paura. Beh, è cambiato molto da allora. Forza, andiamocene da qui. Certo, ci sta che lei... Che è successo, Sara? In che senso, scusa? No, ascolta, lo capisco. Il mondo è cambiato, i nostri amici sono morti. Questo non spiega. Non spiega cosa, dico. Che sei fredda, porca puttana. Mi chiamano la strega di Wizard Island. Senti, non me ne frega un cazzo del nome, io... Non mi è successo niente di diverso dagli altri, è la stessa storia di tutti. Sì, ok. Se lo dici tu. Di perché si comporta così?
siamo arrivati. Posso ringraziarti? No. Ok. Voglio solo che tu sappia che questo è importante per me. E niente, raga, ancora nessuna novità. Andiamo dal dottore. Poi ci mettiamo pure il punto abilità. Che succede? Dick, roba da non credere. Il capitano Curi mi ha assegnato ai turni di guardia. Come se potesse capitare qualcosa al dottore. Sì, è un lavoro duro, ma scommetto che è tutto sotto controllo, giusto? Sì, sì. E che ti succede, amico mio? La moto ti devasta schiena e chiappe? Ti fai dare un'occhiata dal dottore? Orecchio. Cosa? Non ti sento? Dai, ti prendo in giro. Il dolore è sparito, Doc. Mi ha sparato una botta di ossicodone. È roba forte. Sto bene, sto bene. Prima ho visto il tenente. Stava cercando qualcosa dal dottore. Sì. Pensavo ti interessasse. Certo, grazie. Ci vediamo. Ah, dai, però dai, Taylor si è ripreso. Vediamo il dottore cosa minchia ci dice. E starà spiando. Non è grave. Parla come mangia, è sottovuota, Catore. Ah, non è male. Non garantisco. Sai, mi parece. È passato un pezzo dal mio ultimo viaggio lì. Mi ramollisco. Mi sto riablandando. Scherzo. Ah, vuoi davvero venire in missione con me? Guarda che una volta ero anch'io un motociclista, sai? Beh, ora andiamo. Caporale? Colonnello, buongiorno. Dove andate? Colonnello, non vado in missione da molto, quindi volevo accompagnare San Joe. Non se ne parla proprio. Come, colonnello? Non c'è. Cosa farei senza di te? Se dovesse accaderti qualcosa, non avremmo altri medici. Ma questo... Posso proteggerlo io. È congedato, caporale. Matt, sono già stato nell'incubo. Lo capisco bene. Ma ripeto, se qualcosa andasse storto, io non saprei davvero che fare se dovessi perderti. Beh, dai, ci sta, è un medico, l'unico medico. Non avremmo altri medici. Ma a sto punto andiamo da che è la tenda di Sara, questa? No, questa è la tenda forse di Weaver. Di Sara, mi confondo sempre. Le mie ricerche si fermano qui. Posso aiutarti? Non lo so, hai un sintetizzatore di DNA? No, ma c'è un negozio di autoricambi a Fort Clamart. Dick, non stiamo parlando di macchine. Ma perché ci casco sempre? In realtà forse so dove trovarlo. E dove? Nel tuo laboratorio, alla Cloverdale. Ok, perfetto, dobbiamo solo trovare un modo per superare le montagne. Hai ragione, non è una cosa facile. Ma tu conosci un passaggio, giusto? Devi portarmi con te. Un ordine, tenente? Sì. No, cioè, insomma, non è un ordine. Non lo so, vuoi portarmi con te o no? Andiamo, amore mio. Leggero. Ehi, Dick. Senti, se stai per dire grazie un'altra volta. Oh, attenzione. Ed è un bacio, basta far cambiare tutto. Lei, raga, le donne sono fatte così, non ci può fare niente. Un bacio e rincoglionissimo. In partenza, tenente? Colonnello, capitano. Sì, dobbiamo recuperare un macchinario di cui ho bisogno. Capisco. Come vanno le ricerche? Bene. Con Dick, cioè con il caporale St. John, abbiamo fatto notevoli progressi. Grazie di averlo assegnato al mio progetto. Fa progressi anche il tenente Weaver. Potrà testare la sua arma chimica alla fine della settimana. Ho saputo. Anch'io sono a buon punto. Ricorda che per noi sei più preziosa dei macchinari. Quelli si possono rimpiazzare, ma tu no. Sono già stata nell'incubo, Matt. So cavarmela in caso di problemi. A presto, tenente. Caporale. Vorrei esaminare le attrezzature di Weaver e del Sergio. Devo verificare lo stato dei lavori e...
Allora, comunque, per come ho capito, Weaver sta lavorando a un'arma chimica per distruggere i furiosi, mentre Sara ha una cura. Perché adesso... tutta questa pantomima? Cosa? Tutti sì signore, i no signore, il saluto militare, le gerarchie, le uniformi. Mi sembra inutile ora. Eri nell'esercito, dovresti saperlo. Era diverso. Perché? Perché c'erano miliardi di persone, insomma, un corpo militare aveva ragione di esistere. Io credo che abbia più senso ora. Perché? Perché lì fuori regna il caos. Abbiamo bisogno di ordine e disciplina, ora più che mai. Sai, ho visitato molti campi e tirano avanti anche senza un colonnello che ti ansima sul collo. Questo è vero. È ironico, tu che trovi inutili le uniformi e le gerarchie. Che significa? Pensavo lo stesso dei motociclisti al tempo. Anche voi avevate dei gradi, come capitano di strada o presidente, e le toppe e i tatuaggi erano come un uniforme. E quando scendevate in strada tutti insieme sembravate un esercito. Barbe e moto a parte, ovvio. Beh, in effetti, non hai tutti i torti. Devo confessare di essere rimasta sorpresa quando ti ho visto senza il gilet al campo. Credevo che non ci avresti rinunciato per nulla al mondo. Dai, il mio gilet! Chissà se il colonnello accetterà un cambio di uniforme. Sì, infatti. Dove andiamo? A Diamond Lake. C'è una vecchia strada del corpo forestale che aggira il monte Tilsen a occidente. Ok. Perfetto, stiamo andando, raga, nel laboratorio dove lavorava Sara. E io sono... Sì, ma i soldati in quel frangente avevano un problema di plantigradi. Di plantigradi? E io sono strasicuro, raga, che praticamente lei, come vi dicevo molti episodi fa, c'entra qualcosa con l'epidemia. Ehi, ehi, spegni il motore! Devi tornare indietro, bello. Abbiamo l'ordine di controllare che... Di controllare che cosa, caporale? Mi scusi, non l'ho riconosciuta. È un ordine del colonnello. Serve a evitare il rischio di disertori in fuga. Mi stai accusando di diserzione? No, signora. Allora lasciami passare. Caporale, cosa ci fai ancora lì? Spostati immediatamente, ho detto. Sì, signora, scusi, signora. Gesù. Dovrò fare il rapporto? Sì, mi sembra ovvio. Sembrava fare sul serio. Che intendi? Ha detto che ti avrebbe denunciato. Secondo te come la prenderà, Matt? Il colonnello gli dirà di farsi i cazzi suoi e di non dubitare mai di un ufficiale. Ah. Però vi conoscete troppo bene questo colonnello, Sara. Oddio. Tu non me la conti giusta. Niente, è solo che la vista da quassù è incredibile. Sì, ormai non ci faccio più caso, insomma, dopo tutto questo tempo. Com'è possibile? È da mozzare il fiato. Già, il mondo si desta, grato per un'altra alba. Se passassi i tuoi giorni a guardare in un microscopio, magari l'apprezzeresti di più. Questo può essere. Ma lo apprezzo, non credere. Ammirare il sole che sorge è infinitamente meglio dell'alternativa. Devo essere onesta. In certi momenti ho pensato il contrario. E sarebbe stato meglio non vedere un altro giorno. Conosco la sensazione. E cosa ti ha dato la forza di andare avanti? Non lo so, forse se non mi sono arreso è solo per la mia testardaggine. E per te, cazzo. Anch'io volevo farla finita, Sara, credimi. Ma poi Boozer ha avuto l'incidente al braccio e io... Non potevo lasciarlo morire, no? E vederlo lottare con i denti per la propria vita quando non aveva nessun motivo di farlo, non un cazzo di motivo. Beh, forse l'ho fatto per lui. Per non deluderlo. Non potevo uscire di scena in quel modo. Poi ho scoperto che tu eri ancora viva e... È stato allora che... puoi immaginarlo. Che avrei voluto farla finita sul serio. Sì, certo. No, seriamente. Ma poi ho ricordato che avevi ancora l'anello dei Mongrel. E questo mi ha dato la forza di andare avanti. Sì, quell'anello. Ho deciso di cercarti per riaverlo indietro. E sai com'è andata a finire. Merda. Esatto. Verranno giorni migliori, lo sai, no? Certo. Sì. Possiamo farcela, Deacon. Io ci credo. Stai cercando di convincere me o te? Non risponde. Mi serve una mano per togliere quell'affare. Accidenti, ma che diamine è?
Quello è un sigillo, un segnale di avvertimento dei ripugnanti. Chi sono i ripugnanti? Erano i membri della Requiescat in pace, una setta. Si martoriavano, adoravano i furiosi, volevano unirsi a loro. E... come vedi, la tolleranza non era esattamente il loro forte. Cosa facciamo se li incontriamo? Non li incontriamo. Ah, ecco, appunto. Li abbiamo inculati tutti, Sara. Allora, mi aiuti o no? E adesso tocca a te inculare, però nel senso... cioè, vabbè, ci siamo capiti. Non ci faceva entrare. Qua è dove lavorava Sara. Wow. Non pensavo di rivedere questo posto. Ok, bene, la corrente è ancora attiva. Sì, questo non mi stupisce. Porca puttana. C'è una rete di pannelli solari. Si vociferava di un generatore energia nucleare, ma non l'ho mai visto. Ok, ma come pensi di entrare? Ti faccio vedere. Hai detto che la corrente è ancora attiva. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Minchia. Sì, non mi ricordavo di tutta questa tecnologia. Niente di che. Airi non ha intelligenza. È poco più di un'applicazione per smartphone. Airi. Architettura di interfaccia per la rete interna. Ma come sono morti con tutte queste difese? Cioè, questo dovrebbe essere un accampamento di... cosa c'è? Niente, solo... delle pannocchie. Guarda, sono piante di mais. Ma il sistema di irrigazione è totalmente automatizzato. Fin quando riceve corrente, si mantiene in funzione. Cristo santo, questo posto è un paradiso. Ha cibo, acqua, elettricità e una recinzione come Dio comanda. Strano che non ci sia nessuno. Appunto. L'hai detto tu, la corrente è attiva e 8000 volte bastano a scoraggiare qualsiasi intruso. Visto? Sì, ma chi è che lavorava qui? Potrebbe essere vivo. Porca puttana, raga, i corvi bastardi. Sono infetti. Deve essere questo che li rende aggressivi. L'aggressività è pericolosa. Io dico di uscire, ma senza fare rumore. Ok. Andiamo. Va bene. Che diavolo è successo? Non lo so. Cosa? Sara, queste persone lavoravano qui, vero? Tu le conoscevi? Sì, le conoscevo. Su, andiamo.